Biocra 1993, il video di oggi sarà un nuovo video di Banned List perché la Konami ha rilasciato la Banned anche in Asia, in OCG. Ed è molto strano perché di solito non vanno in contemporanea, però questa volta è successo così e quindi prendiamocela per com'è. Alcune cose in comune, alcune cose pazzesche, andiamo a vedere cosa è successo. Allora, come potete vedere da qui, fidatevi di me, la Banned sarà attiva dal 1º ottobre 2018. Quindi aspetteremo ancora un pochettino. Andiamo a vedere cosa è stato bannato. Allora, subito lettera A, Amazon's Archer, quindi l'arciera delle Amazzoni che viene segata semplicemente perché fa gli FTK, così come avevano fatto fuori il soldato cannone, giustamente ha fatto fuori anche questa Amazzone perché fa gli FTK. Poi Summon Sorceress che viene già segata, noi non ce l'abbiamo ancora, il che è veramente pazzesco. Noi qui in Europa non abbiamo ancora accesso a questa carta qui, e nel frattempo è già stata bannata in Asia, quindi abbastanza particolare questa cosa. Poi procedendo oltre abbiamo il soldato cannone MK2, che è uguale, identico al soldato cannone, stesso principio dell'arciera delle Amazzoni. Andavano bannate tutte insieme se volevano fare qualcosa di corretto, non capisco perché l'abbiano gestita in questa maniera, dato che il soldato cannone l'avevano già segato prima, però vabbè, l'importante è raggiungere l'obiettivo. E poi penso che per le bannate siamo a posto così. Andiamo a vedere le limitate. Abbiamo Damage Juggler che va a 1 e prima era proibito, come potete vedere qua, questo è proibito. Giavanese, no, giapponese. Quindi bandito. Poi abbiamo Nightmare Goblin che è stato toccato anche da noi ed è stato bannato direttamente. Qui va a 1. Quindi il Goblin a 1 sicuramente è una carta molto forte, quindi è giusto mantenerla sotto controllo. Poi abbiamo Tempest, il Dragon Ruler. Il Dragon Ruler del vento che va a 1. Quindi Tempest sarà utilizzabile quantomeno in Asia. Chissà che non tornino anche qui in Europa, in America, in TCG, sarebbe davvero fantastico vedere i Dragon Ruler, magari tutti quanti, sarebbe una follia veramente. Dubito che accadrà, però speriamo. Poi abbiamo un eroe sopravvive che va a 1 anch'essa, stessa cosa che è accaduta qui in TCG, identica. Ed è una cosa molto particolare perché, come ho detto prima, difficilmente droppano le banned così insieme. Poi abbiamo Sarcofago d'Oro che non capisco perché sia stata messa a 1, sicuramente è una carta molto forte, però onestamente non so quale sia la ragione dietro a questa limitazione del sarcofago, carta forte che permette di bandire 1. Bannando la carta giusta, magari non so, un Gentrex, un Necrovolto, qualcosa. Non lo so, una Ritual Beast, non so, comunque bannando qualche carta forte sicuramente si fanno delle giocate forti, però non so se ci sono giocate decisive che si possono attuare quantomeno in OCG con il sarcofago d'oro. E siamo a posto così, qui Reincarnation è già messa sotto controllo, a differenza nostra che ce l'abbiamo ancora in mezzo ai piedi. Poi andiamo a vedere le semi limitate, abbiamo il Multifaker degli Altergeist che va a 2, giusto così, poteva starci anche qua a toccarlo, però non l'hanno ancora fatto. Dante, perché Dante continua a uscire, a entrare dall'altra parte, qui sempre a 3. Necrots di Brionac, interessante. Poi per i Sky Striker, doppia hit, doppio cambiamento, abbiamo l'Ancora e Engage, che vanno entrambe a 2. Poi abbiamo l'erba del vicino sempre più verde e Super Poli, quindi anche qui Super Poli che va a 2, interessante anche questa. Il ritorno dei True King e l'Anello della Distruzione. Poi per quelle non più nella lista abbiamo Evigishki, Ghostkraken, Costrutto e Winda, entrambe non più in lista. Alistar, che era, cos'era? Semi-limitato, limitato. Poi il drone degli Spiral e il comandante del disco Eroe del Destino, che anche qui è stato sbannato in quanto ha ricevuto l'errata. Quindi una banned interessante anche qui in OCG. Strano, ripeto, per la terza volta che abbiano rilasciato le banned così poco distanziati uno dall'altro. Se volete vedere le immagini, se avete capito quali sono le carte,
Ecco qui, in sostanza hanno bannato le due carte che fanno fare FTK. La Summon Sorceress che fa delle cose sgravissime ed è assurdo che noi qua non ce l'abbiamo ancora e lì sia già bannata. Poi abbiamo tutte queste cose qua, tra cui le più importanti sicuramente Tempest, Aerolith, il Goblin, Multifaker, Dante, le roba Sky Striker. Giusto così, un'ottima banner anche di là. Spiace per Constructo e Winda, che loro ora ce l'hanno libere, noi non ce l'abbiamo ancora Constructo. Speriamo che arriverà, ma secondo me anche lì è solo questione di tempo, solo ed esclusivamente questione di tempo. Quindi per oggi è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto di questa banned, se pensate che potrà avere dei risvolti anche per la prossima banned che riceveremo noi, non so, tra qualche mese, probabilmente dopo il YCS o poco prima del YCS di Milano. Se avete suggerimenti commentate pure qui sotto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, alla prossima!